Partito. Sì, è partito. Ok. Vediamo un po' cos'è che sta a fare qui. Ma che cos'è quella fa qui? Cosa C'è da guardare? E si è incazzato? Cos'è quella farina? Questo rappresenta un mio antenato. Questo è mio nonno Gaetano, che viveva nella foresta qualche anno fa, felice e contento, insieme a 12 scimmie. Ne cambiava una ogni 2 settimane. Poi un giorno l'uomo, il bipede bianco, cosa decise? Di prenderlo e di imprigionarlo. Perché ha detto, almeno tu se ne stai in una bella gabbia, non devi stare qui a tribolare, cioè ti diamo noi cibo. E sai cosa gli ha risposto il mio nonno Gaetano a quello lì del circo equestre dello zoo? Gli ha detto in mantovano, bruit disgracié, tu mi riempi di cibo, mi riempi di tutto, ma bruit disgracié, abbattò la libertà, bruit disgracié. È finita. È finita. Quello che c'è scritto qui sotto è una cosa molto triste perché praticamente questo scimmione, mio nonno Gaetano, era riuscito a scappare dalla gabbia e gli uomini l'avevano bastonato, Ma poverino. sì, ma fratello e scimmia, che differenza c'è? Nessuno. E la scimmia è un animale estremamente intelligente. Io sono estremamente rincoglionito. Dì una cosa, leggimela, non riesco a inquadrare. Vai. Allora, cosa dice? Dice. Vidi degli uomini picchiare crudelmente un animale, questo scimmione, mio nonno, che per un attimo si era ribellato alla sua lunga agonia di prigioniero inerme. I piccoli uomini, vigliacchi, terrorizzati da quell'attimo di libertà, continuarono a picchiarlo con rabbia e violenza. Questa scena rimarrà nei miei occhi come l'atto più crudele e brutale. Purtroppo, dopo tanta gioia e allegria, questo povero scimmione, mio nonno Gaetano, venne rinchiuso ancora nella gabbia dove a 161 anni morì. Anzi, ne aveva 162. Un ragazzino. Però gli avevano portato le 12 scimmiette nella gabbia in modo che, insomma, alla fine è morto felice con le 12 scimmiette. Ok, grazie mille. Prego, caro. Ciao.